Lo so che di carbonara ce n'è una sola, ma questa gli somiglia, è pure senza uova. Taglio a striscioline piccole il guanciale. Lo faccio cuocere in padella senza olio, perché tanto si formerà da solo. Mentre che cuocio la mia pasta, preparo la cremina. Taglio il sotto di fiori di zucca, a questi aggiungo un filo d'olio, un cucchiaio del grasso del guanciale e due cucchiai di pecorino. Poi frullo il tutto per bene e a questa cremina ci aggiungo un pochino di acqua di cottura. La faccio saltare in padella e ecco qui la mia pasta finita. Che dite, vi piace?